Il saggio di fine anno è sempre una grande impresa, sia per chi lo pianifica, organizza e gestisce, sia per chi si prepara e vi partecipa, sia per chi, tra virgolette, lo subisce, venendo a sostenere i figli in preda al panico. Insomma, in questi casi è l'emozione che fa da padrona. E come potrebbe essere altrimenti? È la giusta conclusione di un percorso di studio e per molti diventa una tappa. Signore e signore, studio musicale Arturo Toscanini, in collaborazione con Mamme Santa Catesi, presenta il saggio di fine anno 2018. Allora, la prima rappresentazione di pianoforte di Nadia Mocciola, Malaghegna, vero, si pronuncia così. Allora, Malaghegna è il nome dato a certi tipi di danza e canti spagnoli, improvvisati in uno stile che è originario della regione di Malaga. Ci sono molte Malaghegna, così come sono molti tanghi e valzer. La melodia, divisa tra due mani all'inizio e alla fine del pezzo, così come il modello discendente della mano destra e della mano sinistra nella sezione centrale, sono caratteristiche dello stile. Un applauso per Nadia Mocciola! Allora, nel frattempo faccio un altro forte applauso a Nadia. E invitiamo il nostro pianista Giovanni Locuccio con la canzone della Luna. Tratta dall'antologia Piano Magico per Bambini, metodo didattico innovativo che avvicina i bambini con giochi e animazioni alla musica attraverso brani conosciuti. Un forte applauso per Giovanni Locuccio! Invitiamo su palco invece ora il primo di chitarra, Vito Benedetto. Un applauso per Vito. Vito ci suonerà Marcetta. Un applauso. Thank you.
Grazie Vito. Ora la prossima sarà Antonella Viola, pianoforte, con Tarantella Napoletana. Un applauso Antonella. La Tarantella Napoletana nacque a Napoli ai primi del Settecento. A quel tempo le coppie si conoscevano tramite le famiglie. L'amore tra i giovani era platonico, era molto difficile avere dei contatti, potevano solo guardarsi e sorridersi. I genitori, accorgendosi delle simpatie reciproche tra i loro figli, organizzavano delle festicciole, che finivano sempre a tarallucce e vino. Queste erano le loro possibilità. Sul finire delle festicciole c'era sempre la tarantella, anche perché in quell'epoca nelle famiglie non mancava mai un bandolino e un tamburello. In seguito, un grande maestro napoletano, Raffaele Donnarumma, musicò la prima tarantella. Un applauso ad Antonella. Italo D'Aquino. Italo suonerà Bartok, studio per la mano sinistra. Più che un semplice studio per la mano sinistra, è un pezzo il cui carattere folcloristico colorato arriva con insistenza fin dall'inizio nel suo modo rapido di battere le mani. Il suo tema frenetico appare 4 volte, ma si indebolisce nella risoluzione di ogni ripetizione, fino a quando diventa dolce e riflessivo, quasi barcollando fino al traguardo. La musica sembra desiderare distaccarsi dal suo schema ripetitivo, ma è spinta dai suoi elementi ritmici a spingere avanti all'interno degli stessi confini. Questo semplice pezzo ha una sottile forma espressiva, passando dallo stato frenetico dell'apertura al modo quasi indifferente alla chiusura. Un applauso a Italo! Thank you.
Grazie Italo. Allora, la prossima è una violinista, l'unica, vero? Sì. Flavia Lavilla, un applauso. Flavia ci suonerà Quando il tamburo suona. Quando il tamburo suona è un gospel tradizionale statunitense. Originariamente la canzone era utilizzata come marcia funebre, in particolare nella zona di New Orleans, dove vi era una diffusa tradizione dei cosiddetti funerali jazz. Oggi la canzone, sebbene fosse stata concepita come uno spiritual, è maggiormente nota in versioni eseguite da gruppi jazz. Un applauso! Ok, grazie Flavia. Il prossimo è un chitarrista, Di Vito Antonio. Antonio ci suonerà Scarazzula Marazzula. Thank you.
Grazie Antonio. Il prossimo è il fratello Gerardo Di Vito, che ci suonerà un pezzo con la batteria. Thank you.
Giovanni Palma. Giovanni suonerà la romanza Giochi proibiti. Grazie Giovanni. La prossima è un'altra chitarrista, Federica Cavaliere. Federica ci suonerà Armonia di Primavera, di tradizione francese. Thank you.
Grazie Federica. La prossima è una pianista, Elena D'Onofrio. Elena ci suonerà Beethoven al chiaro di luna, primo movimento. Beethoven dedicò quest'opera alla sua alunna prediletta, la 19enne la contessa Giulietta Guicciardi, di cui egli era, o era stato, innamorato. È una delle più famose composizioni pianistiche di ogni tempo, sebbene Beethoven non la considerasse una delle sue migliori sonate. Il maestro aggiunge la scrittura, la scritta quasi una fantasia, perché la struttura non rispecchia quella tradizione di una sonata, che solitamente consta di tre movimenti, uno allegro, spesso in forma sonata, uno adagio e un altro allegro finale, frequentemente un rondò. La sonata si apre con un adagio, fatto inusuale per l'epoca, ed è probabilmente questo il motivo per cui Beethoven la denominò quasi una fantasia, per indicare il suo carattere libero e originale, tipico del periodo romantico. C'è da dire che Elena, con questo brano, ha vinto il terzo premio del concorso internazionale Florestano Rossomano di Bovino, quindi un applauso ancora più forte a Elena.
Il prossimo sarà un pianista? Il prossimo è un pianista, Leonardo Marino, che suonerà molto il suo pianista. Allora, abbiamo appena detto che la storia, che c'è scritta, che vi leggerò subito, l'ha scritta proprio Leonardo, quindi un altro applauso per la storia scritta. Allora, il topolino cammina tranquillo, ma a un certo punto arriva un orco che lo insegue. L'orco non trova più il topolino, corona. Il topolino si nasconde, l'orco lo ritrova e dice ciao ciao! Un applauso a Leonardo! Allora, dato che devo temporeggiare, siccome devono smontare gli strumenti, voglio invitare alcuni che hanno fatto il saggio. Ad esempio, Leo, vieni qua, tu sei già qua, vieni. Allora, di al pubblico, fatemi un applauso per piacere. Grazie. L'ho avanzato. Allora, Leo, facciamo un po' questa. Raccontaci un po', anzi, racconta ai tuoi familiari la tua esperienza musica, non lo so, com'è stato scrivere, tu l'hai scritta la storia. A che pensavi quando scrivi questa storia? Questa è una domanda troppo difficile. Allora, alla musica, suggerimento da casa. Non lo so, che ci vuoi dire? Ti piace Federica come insegnante? Beh, scusami, non ho più. Allora, ci hanno pagato per fare pubblicità alla scuola di musica? Sì, quindi è brava? Sì. Di qualcosa con Federica, non lo so. Tanto non la vedi per 3 mesi, quindi di che vuoi? Di la verità, se ne scorda poi. Non sai, sei emozionato. Okay. Allora lui è corso, è arrivato 5 minuti fa, quindi un applauso a Leonardo. Allora adesso è una... ha fatto l'esame di karate. Allora Leonardo ha scritto il testo, ha fatto il saggio di pianoforte, ha fatto l'esame di karate. Un applauso per l'esame di karate. Allora la prossima intervista è a Elena. Adesso intervistiamo pure i più grandi perché i bambini dicono la verità, quindi gli adulti mentono. Quindi se Leonardo ci ha detto la verità su Federica, tu ci puoi dire le bugie, cioè le scuse. Ok, com'è Federica? È brava. Cioè, grazie a lei se faccio... Scusate, c'è qualcuno che dice che Federica non è brava? Perché sto dicendo sempre la stessa cosa. Comunque, vai, vai. Io devo ringraziare Federica perché grazie a lei se ad oggi so fare questo qui e quindi... Applauso. Allora, figli, lo studio a casa è importante, quindi scusate.
soprattutto ai bimbi che vivono a casa Locurcio, lo studio a casa è importante e non bisogna studiare il giorno prima, bisogna studiare il giorno per giorno. Troppi grandi, Daria, dove ti chiamo adesso? Comunque, con questi strumenti quanto tempo ancora? Allora, intervistiamo le cantanti, che si deve ancora esibire. Quindi io proporrei, Alice, vuoi venire? Dai, ti faccio una piccola intervista. Dai, vieni Alice, dai, tanto non può salire. Un applauso Alice, facciamo. La voce di Alice, attenzione, rullo i tamburi, oh, la sentirete cantare, oh, vuoi essere Alice? Ciao. Oh, ecco la voce di Alice, allora Alice, com'è Mary? La verità. È brava come insegnante. Come persona però. Anche come persona. È vero, allora, Mary è anche la mia maestra di canto e posso dire che ha ragione, dai, allora, sono tutti bravi i nostri insegnanti di canto. No, ma scherzo. Allora, Alice, che ci vuoi dire? Niente. Non lo so, hai ragione, sei emozionata. Anche io, quindi sto un po' scrivendo a te. Insomma, quindi Alice è una bambina di... 7 anni e mezzo. 7 anni e mezzo, e dopo... Canterà, però basta sentire la voce di Alice perché sennò poi la consumi. Quindi chi non chiamo dei chitarristi? Ah, c'è anche il batterista, quindi prima il batterista, vieni, vuoi venire? Dai, ma guarda, non sto dicendo sciocchezze, io ho figurati. Cioè, io sto facendo perdere tutta la credibilità a Saggio, però tu puoi venire, non ti preoccupare, vieni. Un applauso con il batterista. Perché tu, raccontaci la nostra tradizione, davvero, non fai che c'è la sandalia, no? Dove le fai? Raccontaci. Deliceto. Allora, lui arriva fino a Deliceto per fare lezione di batteria, quindi un applauso! E chi è il tuo maestro? Non c'è anche oggi? Così, Paolo. Ed è bravo Paolo? Sì. No, scherzo, è bravo. Allora, il batterista che vuoi dire più? Ti piace il rock? Un po'. Ma scusa, ti piace il rock? Sì. Ah, ecco, ha cambiato, intanto che passa il microfono, fa piacere. Cioè, quindi il tuo genere preferito, la tua canzone preferita? Senza figli. Non lo so, ti è dato poco tempo per pensarci. Un applauso al batterista. Allora, vieni Flavio, ovviamente la violinista, però vieni con un chitarrista, una chitarrista, perché adesso sono quasi pronti, quindi devo stringere il tempo. Allora, un chitarrista volontario, con Flavia. Dai, veloce. Per mano. Incoraggiamento. Allora, e anche tu non suoni a Sant'Anna, è vero? Raccontaci un po', parla un po' più di Gerardo, vai. Assolutamente no. Allora, dove suoni? Al Deliceto. Con Elena. Elena che oggi non c'è. No. E com'è Elena? È brava. Eppure lei è brava. Federica, allora, tu raccontaci la storia di chitarra, perché questa è una storia toccante, dall'anno scorso che hai cambiato maestro a quest'anno. Vai. Questa giovinezza così, quindi preparatevi, vai. Difficile, perché comunque Luigi era bravissimo. Vabbè, questo dice solo perché sta qua, però. Non sto scherzando. Però mi trovo bene anche. Meno male, ci fa piacere, un applauso. Quindi inizieranno proprio i bambini, Alice e Gian Gabriele, venite sul palco. Allora, loro ci canteranno l'Arca di Noè, meglio conosciuta come I Due Biocorni. È una canzone per bambini pubblicata nel 2010 dai Ciliegini.
Il contesto biblico del diluvio universale viene arricchito da una componente fiabesca, ossia la salvezza dei fantastici leopardi, tanto amati dai bambini. Infatti, cantarla saranno Alice Carrillo e Gian Gabriele Di Giorgio, gli allievi della classe di canto. Un applauso! Dell'artista, considerata una delle voci più belle del panorama pop internazionale. A riproporcela sarà l'allieva di canto Giulia Di Giorgio. It's hard to breathe.
storico. Allora, il prossimo brano, Se telefonando. Se telefonando è un celebre brano cantato da Mina nel 1966, con musica di Ennio Morricone e testo di Maurizio Costanzo. Ah, proprio lui, Maurizio Costanzo. Che altro dire? Cioè, dopo che mi ha detto Maurizio Costanzo, dopo che mi ha detto Ennio Morricone, si dice... Vabbè. Comunque, è uno dei tanti pezzi che mette in risalto la maestria vocale di Mina attraverso particolari fraseggiati, legati, terzine e variazioni espressive. Non mancano le modulazioni scelte tipiche delle grandi regine del pop. Per voi, Rodney Del Tito, allieva della classe di De Liceto. Un applauso! Con Giuliano Palma, pubblicato nel 2009, ha reso celebre la cantante dalla voce calda e scura, non a caso reinterpretata quest'oggi dalla voce di Sonia Cerrone, allieva della classe di De Liceto. Un applauso!
Sintetizza l'essenza espressiva dell'artista, semplice e concisa. E voi riuscirete a trovare un senso alla vostra vita? Affidatevi alla musica, ve lo consiglio. Per voi, Liliana Cancellaro! Thank you.
Allora invitiamo di nuovo i piccoli Alice e Gian Gabriele. Pensavo per me, ho detto che sono passo. Allora, scintilla è una delle è una scintilla. Ma è vero, andare a arrabbiare. No, scherzo. Allora, è una scintilla, è una delle colonne sonore del ridoppiaggio italiano del film Trolls, prodotto dalla DreamWorks nel 2016. Bello, festoso e coinvolgente, vi rapirà tutti. Per voi, a chiusura del saggio, ci saranno Alice e Gian Gabriele. Speriamo che vi piaccia. Ragazzi,
voglio bene. Allora, il nostro saggio di canto, il nostro saggio musicale è finito. Allora, invitiamo tutti i maestri, ma soprattutto Federica. Un applauso fortissimo per Federica, ma super forte per Federica, l'emozione anche per i suoi amici. Allora, adesso sono emozionata, La nostra direttrice Federica. Allora, spenderà due parole per voi. Preparate i fazzoletti. Allora. Prima di far parlare Federica volevo ringraziare l'amministrazione comunale, le mamme Santa Catese e soprattutto rullo di tamburi. Ma ragazzi, a buon uomo, perché allora c'è una piccola cosa. Allora, anche io comunque ho fatto le lezioni di chitarra e di canto. Però Maria Grazia, non l'ho fatto il saggio per motivi. Però Maria Grazia, perché non hai aggiustato la macchinetta del caffè? Allora io ti voglio bene, cioè tu ci sei. Oggi è tornata, questo non fa ancora. Allora, ci ha lasciato senza macchinetta del caffè. Allora, tutte le cantanti disperate, le maestre disperate. Anche io ero disperata perché. Però comunque un applauso fortissimo a una ragazza buon uomo, che veramente non fa anche il caffè di questo momento. Sì, diciamo così. Basso, no. Allora, Federica. Un applauso di nuovo forte a Federica. Allora, Federica, la parola Federica! Niente, io solo due parole, volevo ringraziare tutti voi presenti stasera, spero che insomma, abbiamo passato un bel momento insieme. E un pensiero a tutti quelli che hanno partecipato al saggio, dai più piccoli ai più grandi, veramente un grande grazie e un applauso di cuore, perché qui su non è semplice. Perché loro veramente in due minuti, un minuto, tre minuti si giocano tutto. Poi tutto un anno di lavoro, tutto, e quindi le mani tremano, la voce trema, non è semplice, c'è un'emozione davvero forte, quindi bravi, bravi davvero tutti coloro che hanno partecipato. Bravi. Allora, preparati i fazzoletti. Concerto forte sta per arrivare. Io e poi volevo ringraziare tutti i genitori e coloro che ci sostengono, perché dicevo, non tutti quelli che frequentano le lezioni di musica diventeranno musicisti, cioè spero sempre tutti, però magari nella vita ognuno trova la sua strada, però spesso è sottovalutata questa cosa, ma voi non lo sapete, molti genitori non lo sanno e soprattutto i ragazzi non lo sanno, che stanno facendo davvero una cosa importante per loro, per la loro persona, per la loro cultura, perché fare musica non è soltanto mettere due note una dopo l'altra, ma è avere a che fare con le emozioni, con regole e tante cose che oggi non ci sono più, che i ragazzi non sanno più che cosa significa rispettare l'orario oppure impegnarsi, e invece loro che fanno questo stanno veramente facendo qualcosa di più, di diverso, e che indipendentemente da quello che dalla strada che prenderanno nel futuro mi servirà tantissimo, quindi grazie e in bocca al lupo. Mary Grace, diciamo, è l'occasione per invitarvi sia al saggio del Liceo, che si terrà 22-23 al Castello, e sia il 21 invece ci vediamo qui in piazza, se non piove, dove saremo noi a metterci in gioco questa volta. Quindi grazie a tutti coloro, a tutti voi. Senza Luigi, Antonio. Da Giulia, Nora, lei sa cantare però non sa scrivere. Ha dovuto interpretare tutte le scritture, tutti gli ultimi cambi, l'Emanuele oggi. Grazie.
Ok, magari se venite tutti su ci facciamo una foto insieme. Grazie ancora, buona serata.